partito. Siamo al confine tra Ventimiglia e Mentone, tra l'Italia e la Francia, e stiamo facendo i primi sopralluoghi per poter posizionare esattamente in questo posto la grande madre che speriamo di riuscire a realizzare con il patrocinio del comune di Ventimiglia e di altri soggetti, e che è il tentativo di dare un contributo ideale alla elaborazione del problema migranti. Qui posizioneremo una scultura in bronzo alta circa 3 metri, che è la monumentalizzazione di una figura africana, una grande madre appunto. L'obiettivo è che questa scultura diventi insieme l'evidenza di una di uno sguardo affettuoso di una grande madre sui propri figli che vengono a rivendicare su questi scogli il proprio diritto alla felicità, diritto tutto occidentale sancito dalle più belle costituzioni del XVIII secolo, diritto che coloro che vengono a rivendicare oggi rivendicano nel luogo dove migliaia di anni fa, ed esattamente qua dietro, venne a morire l'uomo di Cro-Magnon che dall'Africa arrivava, diritto che vogliamo rappresentare attraverso questa scultura anche come monito per noi stessi, monito per i cugini francesi che corrono il rischio di lasciare il più bel patrimonio dell'Occidente, libertà, fraternità, uguaglianza, sotto gli scarponi dei gendarmi che blindano le frontiere, diritto che attraverso questa statua, che avrà una copia, vorremmo portare fin nel cuore del Parlamento di Bruxelles, affinché i burocrati che gestiscono l'Europa oggi ricordino che anche loro sono figli di una grande madre che non era bianca, da cui tutti siamo originati, e che coloro che oggi vengono a chiedere una parte di quelle ricchezze che noi deteniamo in grandissima parte sono in qualche modo loro fratelli.